Una segnalazione per il sospetto di una rapina, poi l'inseguimento da parte dei carabinieri e l'auto con a bordo i tre presunti rapinatori ha scatenato una serie terribile di incidenti. Erano le 9 stamattina a Roma quando una pattuglia dei carabinieri ha intimato l'alta ad un'auto con a bordo tre nomadi, la cui targa era stata segnalata da un cittadino che li avrebbe sorpresi sul punto di compiere un furto in una villa. Alla vista dei carabinieri, tre sono scappati ed è scattato l'inseguimento a forte velocità. I nomadi hanno imboccato via Aurelia in direzione via Castel di Guido e qui si sono scontrati frontalmente con due veicoli. Un'auto con a bordo una famiglia, un uomo, una donna e una ragazzina di 17 anni e un furgone guidato da un anziano. La macchina dei nomadi poi è finita contro un albero e ha preso fuoco. Uno di loro è stato sbalzato fuori nell'impatto con gli altri veicoli, un altro, rimasto all'interno, ha provato a fuggire ma è stato fermato. Il terzo è rimasto incastrato nell'auto e per tirarlo fuori un carabiniere si è ferito d'un braccio. In tutto 7 feriti. La famiglia è stata trasportata al San Camillo, la donna è la più grave. Meno preoccupanti invece le condizioni dell'anziano che guidava il camioncino, portato in ospedale per accertamenti e poi dimesso. Dei tre nomadi, 2 sono gravi, uno è ricoverato al Gemelli in coma, un altro al San Filippo Neri, il terzo alla Aurelia Hospital e sono tutti piantonati dai carabinieri. A 24 ore di distanza prende connotati un po' diversi la vicenda di cui vi abbiamo raccontato ieri a Napoli, una rapina prima e poi l'inseguimento dei rapinatori e in seguito la tragica morte di uno di loro. I parenti del ragazzo che ha perso la vita hanno una versione completamente diversa. Lui deve pagare, la giustizia deve fare il suo percorso, che lo faccia bene cortesemente, perché due ragazzi di 16 e 18 anni penso che se lo meritano anche. Reclama giustizia la famiglia di Emanuele Scarallo, il 16enne che sabato notte è morto dopo un inseguimento. Un volo mortale dello scooter. A inseguirlo un 29enne su una Smart. L'uomo era appena stato rapinato di cellulare e soldi, mentre era appartato con la fidanzata a Posillipo. Dopo aver consegnato il bottino ai ragazzi scooter, si è messo a caccia dei 4 malviventi, fuggiti su 2 motorini. Ha incrociato Emanuele e il suo amico Alessandro Riccio, 18 anni, padre di una bimba da 2 mesi. Li ha tamponati. I due ragazzi sono stati sbalzati sul marciapiede. Entrambi sono morti prima dell'arrivo dei soccorsi. Stava semplicemente come un ragazzo normale, camminando a Posillipo, facendoci un giro con un amico e basta. I carabinieri non hanno trovato addosso a Emanuele e Alessandro né il telefonino né il denaro che potrebbero essere stati consegnati ai giovani sull'altro motorino. Gli inquirenti stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza per fare chiarezza sulla dinamica. L'inseguitore sulla Smart, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, è accusato di omicidio colposo. Non abbiamo manco più la forza per piangere, seriamente. Emanuele, appena 16 anni, sarebbe diventato padre tra pochi giorni. Diventava padre tra qualche giorno e non ha avuto manco la fortuna di vedere il suo figlio. Una coppia è stata travolta da un furgone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Lei è morta, il fidanzato è rimasto gravemente ferito. È successo a Gaeta, sulla via Flacca, la strada del lungomare. I due fidanzati, poco più che ventenni, erano andati in spiaggia e stavano tornando nella loro roulotte quando all'uscita dello stabilimento sono stati investiti da un furgone, il cui conducente è finito in ospedale. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare, è deceduta prima dell'arrivo dei soccorsi, mentre il fidanzato è in condizioni gravissime. Vicende come questa ci spingono ancora ad occuparci del cosiddetto reato di omicidio stradale, un reato per il quale le leggi italiane hanno maglie molto larghe, ma non succede lo stesso in altri paesi. Pozzi. Continuano a ripeterci che dobbiamo adeguarci all'Europa in tutto e per tutto. E allora perché in Italia, dove la prima causa di morte per gli under 32 è la strada, chi investe e uccide, spesso e volentieri, riesce a farla franca, scontando pene minime che indignano i parenti delle vittime? In altri paesi europei le cose vanno diversamente, per non parlare degli Stati Uniti dove sono in vigore leggi molto severe. Nathan Campbell, l'uomo che alla guida della sua auto ha investito a forte velocità la folla a Venice Beach a Los Angeles, uccidendo la giovane sposina bolognese Alice Gruppioni, rischia l'ergastolo. Da noi probabilmente già starebbe agli arresti domiciliari e non avrebbe avuto questo problema. La realtà è che manca proprio il reato di crimine stradale. Quindi la certezza della pena in questo paese purtroppo non c'è ed è un dramma attuale, insomma. Che c'è però in altri paesi europei che tra l'altro stanno proprio vicini a noi? Assolutamente sì, in Francia o in Germania. In Italia uno che ubriaco, per esempio, al volante investe e uccide un ciclista, quanto rischia?
rischia nulla, perché proprio nei casi più eclatanti si arriva ad avere, ma nell'omicidio colposo il massimo sono 5 anni, che fra indulti e altre cose finisce per praticamente in carcere andarci soltanto di passaggio. Tutte le associazioni che rappresentano le vittime della strada e i loro familiari sono sui piedi di guerra per fermare questa continua strage, perché anche una sola vittima, ci spiegano, è troppo. Chiedono di essere ascoltate dalle istituzioni queste associazioni, che da sempre si battono per inasprire le pene di chi commette questo genere di reato.